creare ponti, superare incomprensioni, sanare ferite e toccare i cuori delle persone. Secondo il Papa questo è ciò che la comunicazione deve fare e questa è la missione per i moderni comunicatori alle prese con linguaggi mediatici complessi e velocissimi, ma spesso non adatti al ritmo dell'uomo e ancor meno all'annuncio della misericordia, che è il filo conduttore della 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Nel messaggio per l'occasione, Francesco insiste sulla necessità di trovare una via nuova per annunciare l'amore, un vocabolario di gesti e parole improntato alla prossimità piuttosto che alla divisione, al giudizio o alla condanna. Il cambio di passo, spiega Monsignor Viganò, è riuscire a narrare gli eventi nella forma di Gesù, declinare la misericordia in parole di speranza e di vita, in gesti coinvolgenti, è toccare la carne degli ultimi. Non deve essere una comunicazione che viaggia nelle gallerie del vento delle parole vuote, deve essere invece una comunicazione che è fortemente occupata, perché noi come Chiesa siamo memoria vivente di Gesù e quindi non possiamo che raccontare in fatti e parole esattamente ciò che Gesù ha narrato, cioè il volto misericordioso di Dio. Altra sfida importante per la Chiesa e i comunicatori, scrive il Papa, è ascoltare gli altri senza cedere alla presunzione di onnipotenza, recuperare il valore del silenzio capace di ammutolire chiacchiere e pettegolezzi, di generare il nuovo che sorprende sempre e colpisce il cuore oltre che gli occhi. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Dal messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali che si celebrerà l'8 maggio sul tema comunicazione e misericordia, un incontro fecondo, arriva anche un monito a chi governa perché abbandoni il linguaggio che alimenta odio e paura. Capitolo fondamentale, i social network. Anche questi mezzi, secondo le parole del Papa, sono chiamati a comunicare misericordia e a generare prossimità persino nell'ambiente virtuale, evitando linciaggi e conflitti. Certamente dobbiamo uscire dalla logica, potremmo dire, binaria, il 0-1, mi piace o non mi piace, però è anche vero che i social sono davvero una grande estensione della possibilità delle relazioni, quindi anche dentro lì possiamo in qualche modo raccontare le opere di misericordia. Il salto più grande spetta però forse alla cara vecchia TV generalista, perché comunichi misericordia è necessario che abbandoni lo scontro e l'esibizione cinica del dolore altrui, che smetta di esaltarsi al brivido della violenza, che cambi il filtro con cui riprende il mondo. Paolo Ruffini, direttore di TV 2000. La sfida di una comunicazione televisiva fondata sulla misericordia sta, secondo me, in questo, nella capacità di vedere al di là dell'apparenza, del semplice mostrare, sta in un modo diverso di guardare alle cose e ancora di più alle persone, che è capirle. Ai comunicatori di oggi dunque il compito di guardare con occhi nuovi come quelli dei bambini, di fare esperienza per primi della misericordia, ma anche di essere come i profeti nella Bibbia, in grado di annunciare e parlare, ammonire e consolare, ma solo dopo aver ascoltato. La biblista Marinella Perroni. Allora, credo che questo è chiaro che chiama in campo non soltanto, per esempio, l'intelligenza, la professionalità, la capacità di saper gestire l'informazione, ma chiama in campo la capacità di saper fare dell'informazione una comunicazione, di saper raggiungere, non soltanto portando dati, questo è fondamentale, questo è certamente essenziale, no? Ma anche provando a confortare se è necessario o ammonire se è necessario.